Per Italia Nostra, il progetto di un deposito da 32.000 metri cubi di gas naturale liquefatto a Porto Marghera è una pericolosissima bomba esplosiva infiammabile. Secondo gli ambientalisti, in caso di sversamento in laguna, il gas formerebbe una nube instabile col concreto rischio di esplosioni di immane potenza. Un pericolo assolutamente inesistente secondo Venice LNG, la società pronta a investire 100 milioni di euro per la realizzazione del deposito. Questa tecnologia è tra le più sicure al mondo, scrivono in una nota. I risultati degli studi confermano la piena compatibilità territoriale del deposito con le aree circostanti ed escludono categoricamente la possibilità di uno scenario come quello paventato. La verità deve emergere dall'analisi fredda, precisa, rigorosa delle carte, perché finché parliamo di parole o di un disegno come quello che in conferenza stampa anche è stato illustrato, possiamo avere ogni opinione, ma dobbiamo fondarla sui dati precisi. Secondo il presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin, storico esponente dell'ambientalismo veneziano, è perciò inutile uno scontro tra visioni ideologiche di segno opposto. Serve un'analisi puntuale dei dati che devono essere resi disponibili al pubblico. Quindi massima trasparenza insieme alla popolazione, alle istituzioni locali, alle associazioni, ai comitati, in modo che nessuno sia all'oscuro di qualunque aspetto di una proposta che sicuramente è una proposta importante dal punto di vista delle potenzialità. Per decenni, ricorda Bettin, a Marghera si sono tenute le popolazioni all'oscuro delle pesantissime ricadute negative delle attività industriali. È il momento di dimostrare che si è imparato dagli errori del passato. Nel XXI secolo, dopo le lezioni del XX, sarebbe imperdonabile se succedesse una cosa del genere.